Beh, siamo tornati con uno dei nostri Red Rose, questa volta un po' diverso dal solito perché sono voluto un po' tornare indietro nel tempo, un bel po' di anni, quando ho fatto la patente del 125 e mi ricordo, l'ho fatta più o meno a maggio, quell'estate lì sono partito per la prima volta con i miei amici da solo, ognuno con il proprio motorino, scooter, con la propria moto, insomma quello che c'era, io avevo uno scooter. Siamo partiti da Milano fino ad arrivare a Como. Ma è stato un viaggio epico perché è durato tipo 6 ore senza navigatore, ci siamo persi, ma penso sia stato il viaggio in moto dove mi sono divertito di più. La prima volta no, che ti senti un po' libero. E quindi questa volta ci è arrivata la SIM NH X125 e ho detto ma perché non fare una cosa del genere? Una di quelle cose che quando ero appena patentato mi ha fatto divertire più di tutti. Quindi oggi partiamo da Milano fino ad arrivare a Como e andiamo anche un po' oltre, fino ad arrivare su a Pigra, poi vi racconto tutta la strada. Per quella che per chi è abituato ad andare in moto in realtà è un viaggio da mezza giornata, una roba da poco, ma per chi invece ha appena fatto la patente e non può neanche prendere l'autostrada, la tangenziale, potrebbe essere veramente un'avventura fantastica con i propri amici. Dai, partiamo, andiamo! Prima di portarvi con me vi racconto al volo com'è fatta la NHX 125. Il motore, ovviamente monocilindrico da 124 cm3, è in grado di erogare 10,9 cavalli a 9000 giri e 9,3 Nm a 7500 giri. Non certo un fulmine, ma i valori sono perfettamente in linea con quelli delle principali competitor. Chiaramente l'omologazione è Euro 5, l'alimentazione invece è elettronica, quindi senza carburatore per intenderci, mentre le marce sono 5. Lato ciclistica le gomme CST misurano 110-70 davanti e 130-70 dietro, con le ruote che sono in entrambi i casi da 17 pollici. L'impianto frenante sfrutta un disco singolo anteriore da 260 mm e un disco da 222 mm al posteriore. La chicca, in questo senso, è la presenza dell'ABS, che su mezzi di questo segmento non è proprio comune, come dimostrano molte altre 125 con sistema di frenata ripartita CBS, che, è bene sottolinearlo, è comunque un sistema un po' meno raffinato e per certi versi meno sicuro. Due misure prima di lasciarvi alla scheda tecnica: sella a 787 mm da terra e serbatoio da 11 litri di capacità massima. Il prezzo? Il listino è di 2.999 euro, ma da pochi giorni la NHX è in promozione a 2.699 euro. Adesso però è arrivato il momento di fare un po' di strada. Prima sosta del nostro Red Rose, siamo arrivati a Como. La strada per arrivare fin qui non è particolarmente emozionante perché è quasi tutta dritta. Se siete a Milano, uscite verso nord-ovest, prendete la Comasina e poi praticamente andate sempre dritti. Semplicissima, nessun tipo di problema anche per chi sta proprio iniziando ad andare in moto. Ci sono tanti semafori. Nel fine settimana anche un po' di traffico, se fate questo giro in settimana come stiamo facendo noi invece un po' più tranquillo, ci sono un po' di macchine, basta fare attenzione, comunque non ci sono tratti particolarmente complicati. Prima di andare avanti con il nostro giro e far iniziare un po' la parte più bella, quella più diciamo divertente, parliamo dell'ergonomia. È abbastanza piccolina e questo qui è un pregio sicuramente sotto certi punti di vista, soprattutto per chi è più basso, comunque anche per far sentire tutti in sicurezza. Ti siedi sopra, io tocco ovviamente con entrambi i piedi, con le gambe molto piegate, quindi da questo punto di vista direi che non ci sono problemi, come non ci sono problemi anche per chi è più basso, perché la moto è molto stretta. Però mi piace la posizione delle pedane, perché rispetto anche ad altre possibili concorrenti è abbastanza arretrata, quindi si riesce a mettere bene tutta la parte qua avanti del piede, si riesce a spingere bene con le pedane anche quando si guida, e comunque è una posizione da qui a qui molto comoda. Per quella che invece è la posizione del busto, abbastanza eretto direi, anche se c'è un po' di carico davanti, la posizione è, possiamo chiamarla sportiva se vogliamo, non mi fa impazzire particolarmente il manubrio, che è molto molto piegato. Questo aiuta tanto quando si fanno le manovre a bassa velocità, ad esempio nel traffico quando si deve passare tra le macchine, perché è proprio lì che con il manubrietto così piccolo, così stretto, non si hanno problemi.
lo sterzo è abbastanza leggero, si riesce a usare. Se fosse stato un filino più largo, magari nella guida un po' più sportiva si riusciva a fare un po' più di leva, ma su questo magari ci arriviamo dopo. Lo spazio per il passeggero non è male comunque, le pedane sono molto in alto, quindi abbastanza piegate per chi si siede dietro, le gambe però abbastanza normale su una moto del genere. Maniglie invece belle larghe, si impugnano bene, quindi da questo punto di vista nessun problema, come anche la zona della seduta di chi guida, che è bella ampia, soprattutto in lunghezza c'è tanto spazio e uno alto come me ad esempio non ha problemi anche a scivolare un po' più indietro, si trova sempre alla posizione ideale. Per quello che è la moto quando si guida in città, quindi continui stop and go, è tutto molto semplice su questa moto, sia quando ci sale sopra ce ne si accorge subito perché è moto piccolina e poi tutti i comandi si raggiungono molto facilmente ed è tutto immediato. Il cambio non è fluidissimo, però le marce entrano sempre, molto morbido, tra l'altro molto leggero, quindi anche con scarpa da tennis classica non c'è nessun tipo di problema. Gli altri comandi sono tutti morbidi, come la frizione che non è super progressiva, aiutatela sempre con un filo di gas nelle ripartenze, però sbagliare qualcosa è impossibile, no? Una volta che poi mettete dentro la seconda andate dappertutto. Moto molto semplice, come era lecito aspettarsi, e questo fatto anche della frizione che ha un po' lo stacco che va capito aiuta anche a impararla, a imparare a usare bene come si deve la frizione. Comunque, ritornando alla nostra prima meta, beh, se siete a Como, questa zona qui è la prima zona del lungo lago che vi trovate, arrivando dalla strada che abbiamo fatto noi. Per chi potesse interessare, monumento ai caduti, ci sono un paio di edifici molto belli e poi qua c'è tutto il lungo lago. Per chi invece avesse voglia, qui veramente a 10 minuti neanche a piedi, c'è la funicolare, che non è una funivia, e che vi porta su a Brunate, paese qui in alto, dove si vede tutto il lago, molto carino anche di sera, ci sono anche un paio di ristoranti molto buoni, se no invece di giorno ci sono un bel po' di camminate che si possono fare, anche quello lì, per chi avesse voglia è molto carino. Ci sono una serie di attrazioni, anche volete noleggiare la barca, potete farne un po' di quello che volete, e vedere anche un sacco di idrovolanti che proprio atterrano qui sul lago, quella abbastanza scenografica e carino, e qua è molto bello, sia di giorno, dove volendo si riesce anche a prendere un po' il sole su tutte le zone d'erba che c'è qua, ma anche diciamo di sera, orario aperitivo molto bello, e poi a piedi da qui si arriva in un attimo in centro e avete tutto a portata di mano, ristoranti, locali, quello che volete insomma. Poi non è che se volete andare sul lago dovete per forza noleggiare una barca o un gommoncino, anche se ci sono quelli da 40 cavalli, quindi senza patente, perché ci sono anche i battelli, molto più economico direi, che vi fanno fare il giro del lago, di una parte di lago, vi portano volendo da una sponda all'altra, che anche quello è carino, comunque si va un attimo sull'acqua, abbastanza divertente, no? Adesso invece noi ripartiamo, mi rimetto il casco che andiamo a fare qualche curva e vi faccio vedere anche fino a dove si riesce ad arrivare con una moto come questa, anche per divertirsi e dai, per fare una gita un po' diversa dal solito. Sosta velocissima a Cernobbio, in realtà non abbiamo fatto tantissima strada perché siamo a 7 minuti a dir tanto se va male da dove eravamo prima, dal lungo lago di Como, però qui vale la pena di fermarsi, anche e soprattutto se decidete di fare l'itinerario che stiamo facendo che ci porterà a Pigra, perché qui è molto carino anche per venire solamente qua come sosta singola, perché ci sono un sacco di vie come questa qui piccoline, molto carine, sono un po' di ristoranti, un po' di locali, ma soprattutto se vi fermate un po' prima di dove sono io adesso, quindi appena si arriva a Cernobbio, superata la prima villa, quella che d'inverno ospita il villaggio di Babbo Natale, c'è giù una spiaggetta con dei bei locali, uno soprattutto che dà proprio sul lago, è molto carino, però qui vale la pena di fermarsi. E poi appena avanti, tipo 50 metri da dove sono io adesso, c'è Villa d'Este, che vabbè non ve lo sto neanche a spiegare cos'è, che ospita tutti i concorsi più raffinati di eleganza, esposizioni dell'auto che c'è appena stata, quindi anche lì volendo, se c'è una manifestazione, vale la pena di passare, molto molto figo. Adesso dai, però andiamo avanti che c'è ancora un po' di strada da fare. Bene, abbiamo detto che sarebbe stata qualcosa tipo un'avventura e effettivamente, anche se di strada non ne abbiamo fatta tantissima e comunque la moto è 125, non si può fare il viaggio della vita,
Beh, alla fine è venuta fuori lo stesso, perché è iniziato a diluviare, adesso ha smesso, perché fino a 30 secondi fa diluviava letteralmente, era quasi grandine. Adesso siamo fermi qui un attimo sotto una tettoia, perché ovviamente non ho la tuta dell'acqua, e però sembra che si stia calmando, quindi adesso tra poco, appena smette, ripartiamo. Diluvio finito, il secondo, terzo nel giro di un'ora, quindi una roba abbastanza tranquilla. E prima di ripartire però per andare su a Pigra, ci fermiamo un attimo qui perché siamo a San Fedele di Intelvi, che è il primo grande paese della Val di Intelvi, che ci si trova davanti una volta che si sale da Argegno, ovvero da dove siamo passati noi. La strada per salire su è abbastanza semplice, nel senso che ci sono un po' di curvoni, però niente di particolarmente complicato, qualche tornante ma comunque abbastanza aperto. Bell'asfalto anche, quindi non c'è veramente nessun tipo di problema. Un po' di salita, volendo ci si riesce a divertire anche un pochino, nei limiti del possibile, perché comunque la moto non è che vada fortissimo, ma adesso a questa ci arriviamo. Invece la strada da Cernobbio, dove ci siamo visti l'ultima volta, per arrivare fino ad Argegno, o si sta in basso, quindi si fa il lungolago, strada un po' strettina, si costeggia appunto il lago, le rive, molto carina, oppure se si vuole andare un po' più spediti, fare un po' prima, c'è la statale che passa sopra con una galleria sola, anche lì molto scorrevole, abbastanza larga, col 125 non ci sono problemi, perché tanto la velocità è limite, in realtà sono 50-60 km/h. Si va un po' di più, diciamo che il traffico scorre un po' più veloce, però veramente nessun problema, e comunque si riesce sempre a vedere un pezzo di lago molto carino anche lì. Qui invece a San Fedele, beh, cosa c'è da fare? Innanzitutto qui sotto di me c'è una piazzetta con un po' di ristoranti, ci sono dei bar, ci sono venuto parecchie volte anch'io quando ero più piccolo. La sera sono aperti, si può fare un giro. Se no, invece, se si vuole mangiare bene, qui in zona ci sono tantissimi crotti, che sono di fatto delle specie di trattorie di montagna, dei posti dove si mangia tipico, e dove peraltro si mangia molto molto bene. Ne ho provati un paio e si mangia veramente bene, quindi se avete intenzione anche di fermarvi la sera, assolutamente consigliato. E poi qui in giro si possono fare tante camminate, ci sono anche dei sentieri per le bici, da fare ce n'è, non c'è una grande movida, non siamo in centro a Milano, però volendo, per anche fare uno o due giorni un po' più tranquilli, assolutamente consigliato. Parliamo invece della moto. Allora, primo punto, avevano detto che la frizione non era molto progressiva, nel senso che stacca molto in fretta, infatti è consigliato in questo caso usare sempre le quattro dita anche quando ci si ferma, perché sennò la moto tende a tirare sempre un po', stacca un po' troppo sotto. Questa cosa si ripercuote in un certo senso anche sul cambio, perché finché si guida tranquilli le marce entrano tranquille, non c'è problema, un po' contrastato a scalare ma niente di eccessivo. Quando invece si va un po' più forte, che il regime di rotazione del motore è un po' più alto, quindi si vuole buttare dentro le marce un po' più in fretta, a regime un po' più alto appunto, ecco lì diventa un po' più complicato sia metterle dentro sia scalare. Per quanto riguarda il motore un po' più in generale, beh, secondo me al momento il 125 4 tempi moto sono divisi in due categorie. Ci sono proprio le top del segmento, che hanno anche un prezzo abbastanza alto, che hanno 15 cavalli pieni, un'erogazione sempre abbastanza pimpante, con un po' di carattere al primo tocco del gas, e poi ci sono invece quelle di media gamma, come potrebbe essere questa Sim, quindi con un rapporto prezzo, dotazione e qualità un po' più accettabile, che hanno dai 10 ai 11-12 cavalli. In questo caso, beh, direi che il motore non mi dispiace tantissimo, non è un razzo, fuori dalle curve prendete il gas in mano, molto pacata, molto tranquilla a salire di giri, a tirarvi fuori dalla curva, non aspettatevi prestazioni da super sportiva, però nella sua lentezza, che caratteristica tutte queste tipologie di moto, devo dire che l'erogazione è abbastanza elettrica, abbastanza corposa, non ci sono grandi buchi, nel senso che sì, sotto un po' sgonfia, poi sale un po' di più finché gira abbastanza bene anche nella parte alta di contagiri, però è un'erogazione abbastanza lineare e fluida da questo punto di vista. La salita qui per venire su comunque è abbastanza importante, nel senso che non è una salitina del cavolo, tra l'altro saranno una decina di chilometri tutti in salita, li fate tranquillamente anche in terza, buttate dentro la seconda prima del tornante e venite fuori senza problemi. È chiaro, ripeto, per farsi la gita, per venire su anche in due, credo che non ci siano particolari problemi.
Per quanto riguarda un po' il comfort generale, siamo intorno, diciamo, nel segmento dei 3.000 euro, quindi non ci si può aspettare neanche delle sospensioni particolarmente raffinate, però nel loro essere delle sospensioni semplici fanno il loro lavoro, soprattutto quando si tratta di assorbire delle asperità. La forcella è molto morbida e comunque le buche anche più secche vengono assorbite. Dietro viene rimandato qualche colpo un po' più secco, d'altronde ci sta, anche la taratura è spensata per ospitare, volendo, due persone. Diciamo che siamo nella media del segmento, fanno un lavoro direi discreto, che in questo senso non deve avere un'accezione negativa ma più positiva, considerando la tipologia di mezzo. Comfort poi a stare in sella, diciamo che dopo questi chilometri che abbiamo fatto, nonostante io sia alto, mi trovo bene, riesco a scaricare bene la schiena, però su questo poi nelle conclusioni facciamo un discorso veloce. Il manubrio un po' strettino, se fosse stato, lo ridico, un filo più largo, si sarebbe riuscito a tenere una posizione di guida un po' più rilassata. Ciclistica, sospensioni, vi ho già detto, più o meno confermano un po' questa differenza tra anteriore molto morbido e posteriore un po' più sostenuto, anche nella guida un po' più sportiva, sempre che si possa parlare di guida sportiva con un 125 quattro tempi. Però volendo ci si riesce a divertire anche un po', è un po' da capire, non c'è una dinamica di guida da moto, diciamo, grande, però dai, ci si riesce a divertire, soprattutto quando le curve sono un po' più larghe. Quando sono un po' più strette bisogna prenderci un attimo la mano e riuscire a inserirla dentro. Resta comunque al 100% una moto molto semplice, molto leggera anche nei cambi di direzione. Chiudo prima di ripartire con i freni. Allora, anteriore e posteriore, tutte e due buona potenza, non mi dispiace affatto. È un po' duro il comando anteriore, quando lo si va a prendere non ha tantissimo gioco, se ha subito lì il freno, niente di eclatante, anche qui non è un impianto da sportiva, però c'è una buona potenza. Dietro invece devo dire che potenza ce n'è, buon mordente, più si schiaccia più frena, proprio come ci si aspetterebbe, e c'è una grandissima modulabilità, tanto gioco ma c'è una grandissima modulabilità, e anche il comando, per quanto sia un po' esterno, non è molto interno il pedale, è molto molto ergonomico. Sull'ABS, allora, dietro calibrazione perfetta. Davanti molto permissivo, però ho provato anche sul bagnato a pinzare proprio forte di colpo, classica frenata di emergenza. Bisogna prenderci un attimo le misure, però molto meglio così piuttosto che un impianto che non appena si sfiora il freno entra, comincia a non frenare più la moto e a far fatica a rallentare. Adesso, visto che c'è quasi mezzo sole, direi che ripartiamo e andiamo su a Pigra, vediamo com'è l'asfalto, sarà un po' bagnato, però facciamo due curve e poi parliamo delle conclusioni. Andiamo. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro Red Roads e qui dobbiamo fare due conclusioni in realtà. Partirei dalla moto, allora aggiungo solo un paio di cose rispetto a quelle che abbiamo detto prima a San Fedele. Prima cosa, mi piace tantissimo il fatto che la moto vibra veramente poco rispetto anche ad altre 125, quando si va un po' più forte anche sul dritto, alla fine le marce sono 5 e la potenza è quella che è, più di un tot non si riesce ad andare, quando si arriva a 8.000-9.000 giri non c'è più tanto da dare, e anche a regimi veramente alti, quindi diciamo prossimi ma molto vicini al limitatore, la moto vibra veramente poco. Pedane quasi zero, se non quando proprio si arriva al limite. Sella zero, ci sono un po' di vibrazioni sul manubrio, che però se si viaggia 80 all'ora, che secondo me è la velocità di crociera ideale di questa moto, velocità massima siamo intorno ai 90-95 km orari, ma quando si viaggia 80 all'ora vibra pochissimo anche il manubrio, sia quando è sotto carico, quindi quando il gas è aperto, sia in rilascio. Quindi punto a favore della nostra sim. Altro, beh, oltre a quello che vi ho già detto, a salire da San Fedele a Pigra secondo me è il posto perfetto dove usare questa moto, o quasi, perché è vero, è in salita, però non è una salita troppo diciamo impervia, troppo dritta, e quindi il motore fa un po' meno fatica anche ad andare. Comunque usate seconda, terza sempre, non si scappa da lì, però è una condizione con delle curve, una strada stretta con delle curve dal raggio
abbastanza ampio, non ci sono dei veri e propri tornanti dove si deve frenare tantissimo, ridurre tanto la velocità e quindi si fa fatica a riprendere. Se si guida bene si riesce a essere sempre scorrevoli, e questa è una bella cosa, un po' una scuola, no? Queste moto qui, molti dicono che sono inutili, 125 quattro tempi, è chiaro, non avranno mai il fascino delle due tempi di una volta che erano anche 30 cavalli, però insegnano tanto a usare un po' meno i freni, a far scorrere bene la moto, ed è un'ottima scuola anche in funzione magari di quando si va a guidare le moto più grandi, imparare a far scorrere la moto quando si ha poca potenza, quando non si possono raggiungere angoli di piega esagerati, però si riesce veramente a imparare come si deve usare il peso sulla moto, come si inserisce in curva anche a velocità un po' più alte, perché poi non c'è il motore che ti tira fuori e quindi meglio entrare un pochino più forte quando ci si vuole divertire, così almeno ci si riesce a gustare un po' di più le curve e via dicendo. Comunque, conclusioni, beh, perché preferire una moto 125 rispetto a uno scooter? Allora, partiamo dagli svantaggi, che sono sicuramente l'assenza del sottosella, dei consumi mediamente un po' più alti, nessuna protezione aerodinamica in questo caso, e una serie di cose che riguardano la comodità, anche banalmente salire e scendere dalla moto, comunque spostarla un po' più alta. I vantaggi però sono che per fare un giro come quello che abbiamo fatto oggi, che comunque giri, parliamo di 100 o anche 150 km a volta, si riesce a star su bene sulla moto, a scaricar bene la schiena, perché le gambe hanno un bel punto d'appoggio, sono più comode alla lunga, e soprattutto per chi magari a 16 anni introducono un po' al mondo delle moto vere. Target di queste moto sono due fasce, diciamo, di utenti ben distinte. La prima è sicuramente chi ha 16 anni, non è in cerca di una roba magari super ricercata a livello di design o con i 15 cavalli spaccati e tutte queste cose, ma cerca una moto con cui andare in giro, fare un po' di pratica, poi prenderà la patente a 16 anni e mezzo, 17. Con una di queste, diciamo che si riesce a contenere un po' il prezzo d'acquisto, si usa la moto per un po' di tempo, però nel frattempo si riesce comunque ad andare a farsi il proprio giro, perché la differenza tra questa e una, diciamo, top di gamma, anche a livello col motore raffreddato a liquido, non raffreddato ad aria, sta soprattutto in quel guizzo in più, però la moto sempre 125 rimane, non è che le altre volano e questa è la tipologia a cui rimane ferma. Quindi sicuramente chi ha 16 anni ha questo tipo di esigenze, e anche chi invece ha la patente della macchina, ma invece non vuole fare la patente della moto e cerca qualcosa di comodo, leggero per andare in città, e che magari ogni tanto si vuole fare la gita la domenica, senza esagerare, banalmente andare su al lago come abbiamo fatto noi oggi, e anche qualcosina in più. Sulla moto non ho altro da dire, come al solito se volete qui sotto nei commenti approfondiamo tutti i temi che volete. Adesso invece vi porto a vedere una cosa, perché così sembra quasi che siamo in città, in realtà siamo in un posto che per me è abbastanza non speciale, però ci sono venuto veramente tante volte in vita mia, perché siamo qui a Pigra, avevano detto che saremmo arrivati, non c'è tantissimo, il posto è abbastanza piccolo, però è veramente bello, per prima cosa per questa qui che vi faccio vedere adesso, che è questa vista, che fino al tramonto è veramente bellissimo. Vedete giù i battelli che passano, le barche, ci sono anche i cervi, i caprioli. Adesso onestamente non sono un grande esperto di animali, però ci sono un po' di animali da vedere. La sera è molto bello, mi sono fermato qui anche a mangiare, c'è un bar qui che fa degli hot dog molto buoni, c'è anche il panino con la salamella. Se no invece di lì c'è una specie di ristorante all'interno di una sorta di oratorio, c'è il campo da calcio, comunque c'è tanta gente qua, e soprattutto c'è il Belvedere, che è giù di là, dove c'è anche una serata a giugno-luglio dove si vedono proprio tutte le stelle, veramente molto bello. Non volete venire in moto, volete lasciare la moto ad Argenio e provare una cosa nuova? Prima abbiamo detto che c'è la funicolare a Como, qui invece c'è la funivia, che adesso è chiusa perché la stanno sistemando, però dovrebbe aprire quest'estate, credo. Un po' di robe da fare ci sono. Io qua ci sono venuto veramente tante volte con la moto, anche in macchina una volta, e però con la moto è bello perché ti godi un po' di strada, fai un po' di curve stando vicino a Milano comunque, e poi arrivi in un posto così che con una vista del genere, beh, direi che non c'è tanto altro da aggiungere.
Il nostro giro è finito, Red Roads fatto, e volevamo farvi vedere che anche con una 125 si può fare qualcosa di un po' diverso, e a 16 anni soprattutto, o per chi non ha mai viaggiato in moto, partire da Milano e arrivare fino qui è un po' un'avventura, no? E poi prendete l'acqua, no? Quello lì fa tutto parte del viaggio, però è veramente una bella esperienza da fare. Questo secondo me è sicuramente un itinerario di cui tener conto, e direi che adesso però siamo arrivati alla fine, io torno a Milano, rifaccio la stessa strada che abbiamo fatto all'andata, quindi ci vediamo al prossimo video.